Borse in difficoltà, anche se ieri hanno chiuso in leggerissimo verde, la settimana è stata veramente durissima, e attenzione perché Ray Dalio shorta l'Europa. In questo video andremo a vedere quello che sta succedendo sui mercati e alcune notizie interessanti che secondo me è giusto mettere in evidenza. Come possiamo vedere, l'S&P 500 nell'ultimo mese ha perso il 5,8%, ma attenzione perché dall'inizio del mese siamo in rosso di circa il 10%, quindi il maggior indice mondiale ha perso il 10% in poco più di 2 settimane ed è entrato nel cosiddetto mercato orso. Nasdaq, gravi perdite anche per il Nasdaq, superiore forse al 10%, perché dal picco raggiunto nell'ultimo mese, il 2 giugno, a 12.892 punti, il Nasdaq è sceso addirittura a 11.003. Sì, fate 2 conti veloci, la perdita, a occhio, mi sembra superiore al 10%. Ancora, tanto per dire, Intel, una delle azioni che spesso saltano fuori sulla mia chat Telegram, sicuramente è diventata interessante, ancora di più di prima, perché il dividendo ha raggiunto al prezzo attuale quasi il 4%, ovviamente c'è la doppia tassazione, a rapporto prezzo utili addirittura a 6, vista così sembrerebbe praticamente regalata, ma è un'analisi troppo superficiale questa, andrebbe approfondita maggiormente. Però anche in questo caso dai 45 dollari del 2 giugno siamo scesi ai 37 dollari attuali, veramente qualcosa di incredibile. Però, come lo dico sempre, questi momenti di cali importanti non devono mettere paura all'investitore con un orizzonte temporale di lunghissimo periodo, anzi, a volte si nascondono delle occasioni di acquisto. Chiaramente, non voglio dire che in questo momento va comprato tutto quello che c'è sul mercato, non va utilizzata tutta la liquidità, ma ognuno deve fare i conti con la propria tolleranza al rischio. Però ovviamente sembra una banalità, ma mi sembra nella realtà che non lo sia, visto i comportamenti che adottano gli investitori, meglio acquistare adesso che ai prezzi che giravano 6, 7, 8 mesi fa. Perché alla fine compri le stesse aziende, ma le compri a un prezzo migliore. Ma proseguiamo col nostro video, con le notizie, e però non dimenticate un like al video, l'iscrizione al canale se non l'avete ancora fatto, aiuterete Investire in Borsa a caccia di dividendi a crescere ancora di più. Una delle notizie che mi ha colpito abbastanza è stata quella che il presidente russo Vladimir Putin ha detto di non avere alcuna obiezione all'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea. Putin infatti dice che non hanno nulla in contrario, in quanto l'Unione Europea non è un blocco militare, quindi non è la NATO, ad esempio. È un diritto di ogni Stato aderire alle unioni economiche, quindi si parla di unioni economiche. Per anni, come detto, Mosca ovviamente ha contrastato i tentativi dell'Ucraina di far entrare lo Stato all'interno della NATO, ho detto ovviamente mettendomi nei panni dei russi. Invece qui si mostra un pochino di apertura per quanto riguarda l'adesione all'Unione Europea. Andiamo oltre. Parliamo di Elon Musk, vulcanico presidente di Tesla, fondatore di una delle maggiori aziende americane. L'investitore Kate Johnson ha citato in giudizio Elon Musk e Tesla, oltre a SpaceX, le società da lui fondate, per un totale di 258 miliardi di dollari, con l'accusa di gestire uno schema piramidale per gonfiare il prezzo di Dogecoin. Io in altri video ho già parlato della condotta abbastanza al limite di Elon Musk per quanto riguarda le sue dichiarazioni su Dogecoin e anche per il suo comportamento nei confronti di Twitter, azienda che vuole acquistare, vuole, forse non vuole, non si sa perché, un giorno dice che lo vuole comprare, il giorno dopo si tira indietro. Insomma, condotte proprio al limite e arriva, attenzione,
la prima denuncia, 258 miliardi di dollari, direi che è un bel gruzzoletto anche per l'uomo più ricco al mondo, o uno degli uomini più ricchi al mondo, dipende dai momenti di borsa. Andiamo avanti, parliamo ancora di Elon Musk. Elon Musk ha annunciato un paio di settimane fa di avere una sensazione estremamente negativa sull'economia e di voler tagliare circa il 10% dei posti di lavoro della casa automobilistica. È da verificare se effettivamente Elon Musk crede nella negatività sull'economia per il prossimo periodo, oppure se lo vuole soltanto utilizzare come pretesto per lasciare a casa un po' di forza lavoro e magari per aumentare gli utili e aumentare i margini. A me piace pensare male, mi è venuta in mente questa idea, magari ditemi la vostra nei commenti a questo video. Ancora, sicuramente la notizia più importante, secondo me, è quella che Ray Dalio, fantastico investitore, piazza 6,7 miliardi di dollari di posizioni short contro i titoli europei, e andiamo a vedere quali nello specifico. Infatti, attraverso il suo hedge fund Bridgewater Associates ha scommesso contro l'equity europeo. Ha assunto posizioni corte, ovvero ha scommesso in un ribasso, su 21 dei maggiori titoli dell'Europa, tra cui anche Intesa San Paolo. Le scommesse più importanti riguardano il fornitore di apparecchiature per semiconduttori ASML, il colossico energetico francese Total Energies e la farmaceutica Sanofi. E poi nell'elenco compare anche Banco Santander, BNP Paribas, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, ovviamente Intesa San Paolo e Allianz, tutte aziende del settore finanziario. Bisogna anche dire che quando si tratta dell'entità delle vendite allo scoperto non ricordiamo nessun altro fondo che si sia avvicinato a queste somme, ad eccezione della stessa Bridgewater, ha affermato la società che si occupa di posizioni corte, aggiungendo anche che l'hedge fund fondato da Ray Dalio ha aperto posizioni simili anche nel primo semestre del 2018 e anche nel 2020. Secondo le autorità finanziarie europee, i fondi sono obbligati a dichiarare le proprie posizioni corte sopra lo 0,5% del capitale della società shortata. Bisogna però anche dire che non è chiaro se Bridgewater abbia in portafoglio ulteriori posizioni e nemmeno se queste posizioni siano una forma di copertura rispetto ad altri investimenti. Quindi attenzione ai titoli degli articoli che trovate online, potrebbe in realtà essere magari una copertura su titoli che ha in portafoglio, ovviamente per cercare di salvaguardare il portafoglio stesso in caso di forti ribassi. Spero che questo video vi sia stato utile. Auguro a tutti un buon sabato e mi raccomando, seguitemi anche domani perché ci sarà la presentazione del BTP Italia che parte la prossima settimana. Un saluto a tutti da Lorenzo, a presto e ciao!